Laura Zigliani sarebbe stata stordita con tranquillanti e quindi soffocata nel sonno. A questa conclusione sarebbero arrivati gli inquirenti dopo aver percorso minuziosamente l'iter investigativo. Il silenzio dei mass media di questi ultimi tempi non ha significato il rallentamento delle indagini. Stando a quanto emerso, infatti, gli inquirenti avrebbero concluso le indagini ambientali, la raccolta delle testimonianze particolarmente interessanti, ulteriori indagini attraverso intercettazioni telefoniche, i riscontri anatomopatologici e oggi quelli tossicologici che hanno portato alla conclusione alla quale ormai da tempo si pensava. Il cadavere della donna, trovato in avanzato stato di decomposizione la mattina dell'8 agosto in un'area gollenale accanto al fiume Oglio a Temù, non presentava segni di violenza. I dati ora sono a disposizione della procura. Qualora non dovessero emergere ulteriori sviluppi, la procura infatti sarebbe pronta a chiudere le indagini e a chiedere il rinvio a giudizio di Silvia e Paola Zani e di Mirto Milani, due delle tre figlie di Laura e il fidanzato della maggiore, accusati di omicidio volontario e occultamento di cadavere. I tre sono in carcere dalla mattina del 24 settembre scorso. Le due sorelle, di 27 e 19 anni, si trovano nella stessa cella a Verziano, mentre Mirto Milani si trova a Canton Mombello. Nessuno di loro ha mai parlato con gli inquirenti dopo l'arresto, in quanto, su suggerimento dei loro legali, si sono sempre avvalsi della facoltà di non rispondere nel corso degli interrogatori di garanzia. I loro avvocati non hanno presentato al Tribunale del riesame l'istanza di annullamento dell'ordinanza di custodia cautelare. Gli inquirenti sostengono che gli elementi raccolti sarebbero in grado di dimostrare che la notte tra il 7 e l'8 maggio 2021 Silvia Zani, la maggiore delle tre figlie, agendo in concorso con la sorella Paola e con Mirto Milani, abbia somministrato alla madre del bromazepam, sostanza di cui i tre avevano la disponibilità. E solo dopo Laura Zigliani sarebbe stata soffocata in casa. Una volta morta sarebbe stata abbandonata lontano dalla sua abitazione. Rimangono da ricostruire altri particolari per ora non resi noti, quali il luogo o i luoghi dove il corpo di Laura sarebbe rimasto nascosto fino al suo ritrovamento occasionale tre mesi dopo nell'area gollenale dell'Oglio prima della vasca Enel di Temù accanto alla pista ciclabile. Per ora non trovano riscontro i tanti, si dice, e di racconti popolari sulla Casa Maledetta, storico edificio industriale Liberty, che si trova in un parco recintato accanto alla centrale Enel nella piana di Temù, dove qualcuno lo ha indicato come luogo di occultamento del cadavere di Laura e sede di mai dimostrati riti satanici.